Serata evento questa sera al CICAS, l'amore non ha colori. Padrone di casa è il patronno, come sempre, Luigi Scamardelli. Buonasera Luigi, illustraci questo meraviglioso evento. Allora, noi ogni anno ospitiamo sempre Gianni Molaro, questo artista di fama internazionale, che verrà a proporci anche quest'anno le collezioni dei suoi abiti, che presenterà alla Fiera Tutto Sposi tra qualche giorno. E noi, come ogni anno, abbiniamo al tema della moda anche il sociale. Quest'anno parleremo di integrazione. L'amore non ha colori, come recita il titolo, quindi è un tema dei giorni nostri, dove il CICAS è sensibile sempre a queste, a temi di attualità, e cerchiamo di portarlo in un lounge bar, in un ambiente elegante come questo, affinché possa raccontarlo anche attraverso una sfilata di moda. Gianni Molaro presente come sempre qui al CICAS di Bacoli per gli eventi creati in grande stile. Questa sera l'evento L'amore non ha colori. L'amore non ha colori, l'amore è amore, l'amore ha un solo colore, la luce. Noi siamo a favore dell'immigrazione, ma intesa come l'immigrazione, che cioè l'Italia che apre le porte all'immigrazione, e l'Italia è, essendo al centro del Mediterraneo, è la porta d'Europa, per cui l'Italia apre le porte, ma l'Europa si deve far carico dell'immigrazione. Non possiamo sobbarcarci di migliaia di immigrati e tenerli tutti quanti in Italia, ma non perché non ce la facciamo, perché comunque mi sembra giusto che chi viene alla fine entra nel giardino europeo e deve accogliere tutti quanti, cioè non possiamo trattenerli qua, e poi spesso vengono in Italia per poter andare in Europa. Io faccio moda, faccio sperimentazione, sono felice che il CICAS con Luigi ogni anno tratta questo tema. Io posso dire che ogni anno sono presente qui, oltre, mi farebbe piacere, a parte la cittadinanza onoraria del comune di Bacoli, io posso avere la cittadinanza onoraria del CICAS Caffè, quindi per me è un piacere essere qui. Allora, presentatore questa sera ufficiale, sì. Giovanni Ciacci, per l'evento L'amore non ha colori. L'amore non deve aver colore, e proprio in questo posto meraviglioso, quale messaggio più forte, più bello e più intenso della moda, dell'amore, che si sposano insieme? Quindi mi sembra la serata giusta, vero Luigi? Siamo ospiti qua, siete miei del CIGAS, non potevamo scegliere poi che un ospite migliore di Giovanni. Conosciuto, è una persona squisita. Non ci siamo fatti mancare nulla. Questa sera presente Giovanni Ciacci, volto noto di Detto Fatto su Rai 2, sì. Che non manca mai di dispensare consigli sui costumi delle belle signore, come certo, abbiamo ricordato prima. Ma soprattutto di castigare le belle signore o le brutte signore, dipende, no? Tutte e due. Va bene. Stasera le dà Luigi le pagelle. Giovanni, parliamo un po' del tuo excursus in TV, reduce sì. dal trionfo con Ballando con le Stelle. Mi ha ricordato poco fa, tra un po' partirà. E si ricomincia tra pochi giorni, il 4 di novembre, ricomincio Ballando on the Road. Partiremo da Reggio Emilia, arriveremo anche a Marcianise, in Campania, poi c'è Roma, insomma, sono varie tappe. Andate a vedere sui siti e sul web di Ballando on the Road. E quest'anno io mi gioco un'altra volta la candidatura. La Carlucci vuole che faccio il provino ballando con una donna, e devo dire che io ho le braccia rotte, tutto rotto, che la alzo, la giro, faccio qualunque cosa. Quindi avremo una versione nuova. Amici, questa sera parrucchiere ufficiale, un amico che noi conosciamo non poco, ma molto molto bene, perché ogni tanto è bello ritrovarci qui al CICAS. Diciamo che questa sera hanno tagliato fuori qualcuno, ma parlando di tagli e di capelli belli, ci sei tu. Come sempre un piacere collaborare con Luigi qua al CICAS, è un piacere rivederci in ogni evento, ma sicuramente è importante sempre il messaggio sociale che riusciamo a trasmettere in queste serate. Anche stasera la moda non ha colore, è un forte richiamo ovviamente ai sentimenti nobili, specialmente che si possono avere in Campania, di non essere razzisti e di avere sempre quella qualità interiore ed esteriore che vediamo bene al CICAS nelle nostre opere. Luigi, ti proporrai per qualche altro evento prossimamente? Ti vedremo da qualche altra parte? Speriamo di sì.
Come sempre siamo sempre dinamici. La settimana scorsa abbiamo avuto un evento a Roma chiamato Globe, davanti a 600 parrucchieri che venivano da 30 paesi nel mondo. Anche se qui lo dico e lo lanciamo proprio come messaggio, l'idea, che anche stasera parlandone con gli amici del CICAS, è quello di rimettere in sesto e far ripartire la famosa sfilata Capelli in Movimento, che è arrivata ben a 20 edizioni ed è ferma oramai da più di 3 anni. Questo è il futuro che vogliamo fare, ricreare questo evento che su Monte di Procida e Bacoli, il primo è stato nel 1991 e abbiamo interrotto 3 anni fa per dei motivi che non stiamo a ricordare. Grazie Luigi, buon lavoro. Sempre grazie a voi e buon divertimento. Ciao Paco.